A Marcelli si gioca la terza giornata della Gold Cup 7, il girone argentino tra la Otis e l'Atletico Malontroppo. L'Otis ha 3 punti in classifica, mentre l'Atletico Malontroppo è ancora a 0 punti. Parte subito forte l'Otis, qui confida il Nino, la parata del Sollo. Palla a Pasquini, il destro alto. Calcio d'angolo, l'Atletico Malontroppo, la palla apparisce in destro, fuori. E Gioacchini in sinistro e termina al lato. Maffei sulla destra per Gioacchini, respinta il Sollo sui piedi di Firmino e segna l'1-0, siamo al 12°. Destra fuori Domenella, respinta il Sollo e... ancora Filannino segna 2-0 al 13°. L'Atletico Malontroppo prova a scuotersi qui con Casavecchia, due passi, calcia malissimo. Ancora l'Atletico Malontroppo qui col capitano Trucas, tira alto. Lancio lungo di Maffei per Gioacchini a centro aria, nessuna difficoltà per segnare il 3-0 al 20°. Ancora Gioacchini, la palla fino al Nino, pallonetto troppo lezioso, manca il 4-0 l'Otis. Ancora fino al Nino, la parata di Sollo, calcio d'angolo da Zari Malontroppo, Lucchetti che segna al 23°, il 3-1 si riporta sotto, calcio d'angolo fino al Nino, segna l'altra triplette, 4-1. Dopo il 24 con Filannino la traversa, questa bella girata di destro per calcio punizione di Gioacchini al lato. Ancora Otis avanti, il lancio, la palla arriva a Delia ed è il gol del 5-1 al 25°, grossa ipoteca sul match dell'Otis. Il calcio punizione di Parisciani in sinistro e para Magini. Finisce così il primo tempo, la ripresa rimane troppo più arrembante, qui ci prova l'Erede con la punizione. Palla in testa a Parisciani in sinistro, bello ma alto. Ancora la palla all'Erede che si gira e purtroppo si fa male, dovrà uscire a braccia, con auguri di pronto recupero per lui. E Fiorillo, dopo passi non trova la porta. Parisciani per De Fantis, destro alto. Attacca l'Atletico Malontroppo, ancora Lucchetti, la bella parata con i piedi di Palumbo, ancora Parisciani, ancora Palumbo, lo spinge, ancora l'Atletico Malontroppo avanti, Parisciani, Palumbo si oppone al colpo di testa, l'avvicinato, Filannino, gran tiro di poco alto sopra la traversa, l'angolo di Gioacchini per Domenella, non trovo la porta di poco. Ancora Atletico Malontroppo, c'è una protesta, ma Parisciani segna la protesta contro la palla all'uscita, ma la denuncia il gol di Parisciani, il 5-2, ancora Lopez con Gioacchini che non conclude, una bella azione di Lucchetti, si salva sulla linea Lopez. Avanti Caproni in sinistro e Parasollo, siamo nel piano recupero, la palla a Gioacchini, Sollo respinge, continua l'azione, la palla di Filannino, ancora Gioacchini sulla linea, Caproni segna il 6-2, siamo al 32°, è il gol definitivo per l'Otis, la parata di Palumbo su questa conclusione di Casavecchia, destro di Pasquini al palo, siamo proprio negli istanti finali, ancora l'Otis con un Maffei, ma arriva il Gipsy Fischerando Virginia per la seconda vittoria stagionale dell'Otis.